E ora andiamo al Venezia Camp, 3 giorni di futuro nello scenario suggestivo dell'Arsenale, quella che è stata la fabbrica più antica del mondo. Venezia, la città più turistica al mondo, è in Italia la prima interamente digitalizzata. Grazie alla rete in fibra ottica voluta dal comune, ogni cittadino ha un'identità digitale, un username e una password con cui navigare in rete. E l'Arsenale, il più antico cantiere navale d'Europa, citato da Dante Alighieri nell'Inferno, è il luogo simbolo da cui parte la navigazione nel futuro con la 3 giorni di Venezia Camp. Oggi la rete è quello che ci consente di connettere, di conoscere. Ecco, l'Arsenale ridiventa per noi il luogo simbolico da cui partono le navigazioni del XXI secolo. E Venezia vince, e per l'Italia è la prima volta, il premio TripAdvisor, assegnato dalla più grande community di viaggiatori al portale Venice Connected per le prenotazioni online dei turisti. E sul sito venezia.360map.it anche le suggestive passeggiate virtuali. La piattaforma è anche appunto arricchita da una serie di punti di interesse con del materiale appunto illustrativo, informativo. Nelle città del futuro, via le barriere dalla rete, in campo all'Osservatorio Nazionale sull'accessibilità dei siti. La pagina di Accessibile, non ancora pubblica, è stata presentata in anteprima. Consuelo, non vedente, lavora per un colosso informatico eppure a tante pagine web non può accedere. Io navigo innanzitutto esclusivamente con la tastiera e non utilizzo il mouse, come tutti i non vedenti. E qui sono su un sito non accessibile. Trovandomi a Venezia ho voluto vedere il sito dei vaporetti di Venezia per avere le informazioni. Sto notando che ci sono tutte immagini su questo sito non corredate da didascalia, quindi a me dicono ben poco. L'Osservatorio sull'accessibilità è uno strumento voluto dal ministro Brunetta per migliorare la performance dei siti pubblici italiani. A Venezia Camp anche l'Abruzzo, con iniziative incentrate sul QR code, il codice bidimensionale che si legge con la fotocamera del telefonino. Dalla tracciabilità dei prodotti tipici al primo libro in Europa a rimandare gli studenti a contenuti digitali online. Filmati, immagini e altri testi che possono creare allargare il libro, la lettura ad altre opportunità. QR code interaction design, quindi QR proprio per quick response, quindi risposta immediata negli alimenti, nel turismo e quindi in varie mappe tra virgolette culturali. Per le vostre segnalazioni ricordate il nostro indirizzo internet neapolis@rai.it. Noi ci rivediamo domani.